L'Arezzo di nuovo in campo a Bucine contro la locale formazione per provare a testare nuovamente e soprattutto a rodare i meccanismi dello schema d'albero di Natale del 4-3-2-1 su cui si baserà, almeno per l'inizio di questo campionato, il modulo L'Arezzo di Davide Mezzanotti. Il campionato dell'Arezzo però inizierà con la trasferta di Scandicci, visto che oggi sono stati diramati i calendari. Poi al Comunale la domenica successiva arriverà la Pistoiese per il big match tra le due formazioni che più di tutte puntano al salto di categoria. Pubblicati questa mattina, infatti, i calendari della prossima Serie D con l'Arezzo che debutterà in trasferta contro la squadra di Mister Brachi per evitare la concomitanza con la giostra del Saracino e magari giocando pure il sabato in anticipo, così da poter permettere ai tifosi amaranto di seguire sia la squadra che l'edizione di settembre della giostra. Il 15 settembre il pullman amaranto imboccherà poi l'autostrada con destinazione Ostia Mare. La domenica successiva arriverà ad Arezzo la neopromossa Narnese, quindi il Sansepolcro in trasferta e poi di nuovo in casa con il Deruta. Sarà poi la volta di un match in trasferta sul campo della ripescata Pontevecchio, mentre 7 giorni più tardi gli Amaranto ospiteranno la Voluntas Spoleto. Il 27 ottobre Rubechini e compagni affronteranno sulle pendici dell'Amiata Lapianese degli ex Chiarini e Zuppardo. Spazio poi ad Arezzo Jolly Montemurlo la domenica successiva, la Flaminia in trasferta, il Fiesole al Comunale e poi il viaggio in casa dello Sporting Trestina. Il 1° dicembre tornerà Federico Onofre ad Arezzo con il Foligno e 7 giorni dopo ancora un'altra partita in casa con il Gualdo Casa Castalda. Due match che al ritorno saranno disputati a distanza di appena 4 giorni l'uno dall'altro, vale a dire a Foligno il 13 aprile e a Gualdo il 17. Le ultime 2 giornate invece porteranno i ragazzi di Mezzanotte ad affrontare Collegiana in trasferta e Bastia in casa. In programma c'è solo una sosta il 2 febbraio quando scatterà il torneo di Viareggio.